Le fiamme gialle del comando provinciale di Ragusa, nell'ambito dei servizi antiterrorismo presso i porti italiani, hanno dato in arresto a Pozzallo un rumeno pronto ad imbarcarsi per l'isola di Malta. In particolare, i militari hanno notato l'uomo che, alla vista della pattuglia, ha assunto un comportamento tale da insospettirli, spingendoli così ad un attento controllo personale oltre che del bagaglio. Il rumeno, 29 anni, si è mostrato infatti subito tentennante ed evasivo alle domande, tanto da indurre i finanzieri a perquisire il bagaglio. Al suo interno, come volevo si dimostrare, era nascosto un ingente quantitativo di involucri ben sigillati in modo tale da sviare eventuali controlli delle unità cinofile. All'interno del trolley sono stati pertanto rinvenuti 49 incarti contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di circa 10 kg. Il giovane rumeno, dopo le formalità di rito, è stato quindi dichiarato in arresto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti, droga che è stata contestualmente posta sotto sequestro.